bene, bene. Che bella accoglienza. Ti emozioni ancora? Ma è un po'. Eh? Come si chiama la signora lì? Giustina. Come signora va Giustina? Si va, dai. Ma manca a salutare. Ringrazia sempre il signore. Sono felice di incontrarti, vederti. E, in gamba, dai, su, sempre. Forza, ecco. E, dopo vorremmo lasciarti una nostra lettera. Va bene. Sembra adesso, ce l'hai. Dai, Pasquale. Ce l'abbiamo qua? Sì. Allora gliela diamo subito. Grazie. Prego. Siete stati ospiti da Maurizio, dove è Costanzo Show. Ai tempi 97-98. Quando? 1997-98. 96-98, per cui siete dei suoi grandi ammiratori. Grazie Giustina, visto che prima avevi gli occhi lucidi, ti sei un po' emozionata, tesoro. Perché io vi seguo sempre. È la prima volta che almeno io vengo qua in Rai. E ho iniziato a seguire Domenica Inn quando c'era Corrado. E come no, grande Corrado. Ho seguito tutti da casa. Vi avete sempre fatto compagnia, sempre. Io ho avuto l'onore di lavorare con Corrado. E quindi... Grazie, Giustina. E poi Maurizio è una persona grande, in gamba, di una sensibilità. Maurizio... Non ho parole. Maurizio, dai. ti vogliamo bene, Maurizio. Allora io ritorno al mio posto, grazie mille. Carino. Senti Maurizio, ma dopo tanti anni di lavoro, cioè di grande esperienza, ma ti emozioni ancora? Perché ho visto, vedi, che tu sei andato da Giustina. Sia te che io. Se non ci fossero loro, staremmo per strada, suonare i citofoni. Lo so. Cioè, è così. Il vero nostro padrone non è l'editore, la Rai, Mediaset, sono loro. Se loro non te vedono, addio. Lo so molto bene. E secondo te, qual è il segreto per avere sempre un rapporto con il pubblico, a mio avviso, proprio di sincerità? Cioè, quando... Bravo, essere sinceri. Assolutamente, perché la televisione poi non riesce a mediare. No, ma quello, vedi, che sei viene fuori. Io non pensavo di andare da quella signora, l'ho vista, era così calorosa, perché no? Cioè, voglio dire... Ognuno di loro ha una storia, capito? Se tu vuoi fare una puntata col microfono, ha voglia le storie che ci stanno lì, capito? E tu hai raccontato le storie sempre. Di tante persone. Sì. E quello che io ho sempre ammirato in te è che tu non sei mai stato riverenziale nei confronti di nessuno. Cioè, per te avere ospite nei tuoi programmi il grande politico, il grande artista... O la signora che è qua vicino a noi, il tuo rapporto, il tuo approccio non è cambia, sempre il medesimo. Dai. Ed è una delle cose che io ho sempre ammirato. Ma c'ho un filmato per te. Dai. Credo di essere più simpatico o più antipatico alla gente. L'importante è non essere indifferenti. Cosa prova ad essere un mito? Mito, dolce vita, anni 60. Perché si è fatto prete? Contessa, di cosa ha paura? Ma vabbè, tanto è la sua cattiveria.
Ecco, mi risulta che lei a scuola aveva 10 in condotta, ma sotto il banco dava dei calci ai compagni. È vero questo? Ecco, questo è un delizioso scherzo fatto dalla duchessa e non è mai il caso di invitare le duchesse alle trasmissioni. Avanti, avanti Ilona, si accomodi lì Ilona. No, 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 di qua, lì Ilona, lì. Tu sei un attore comico, sì. Quindi pensi solo alle cose da ridere, sì. Ma in realtà dopo un discorso comico... Ecco qua. Da grande vorrei non fare il padre nobile, ma continuare a fare, se non disturba troppo, sto lavoro. Grazie. Grazie, grazie. Grazie. E ci sei riuscito, qui nella chiusa di questo filmato che ti abbiamo voluto dedicare, tu dici io vorrei da grande, insomma, continuare a fare questo mestiere. Ma sai, io lo voglio fare che ho 10 anni e lo fa giornalista. Quindi la mia fortuna è stata di continuare a fare quello che volevo fare. Questa è... Per te è vita? Non c'è cosa per te è vita? Totalmente. Vedi, una volta Piero Angela, che ha 10 anni più di me, mi disse: ricordati che per fregare l'Alzheimer, avere progetti, pensare, avere il cervello in funzione, se tu ti metti a casa in poltrona, l'Alzheimer diventa il compagno del banco, capito? Quindi, lo dico anche a voi a casa, qual è? Una, qualunque, questa, ecco. Abbiate progetti, giocate, pensate, anche le parole crociate. Avete sempre il cervello in movimento. Così l'Alzheimer va da un altro, capito? Senti, però Maurizio, l'altro pomeriggio ti sono venuta a trovare, no? E abbiamo parlato un po'. Tu sai che io ti voglio molto bene. Beh, ci conosciamo da una vita. Ci conosciamo da una vita, hai vissuto tanti momenti della mia vita, beh, privati e professionali. E tu mi sei sempre stato vicino, l'ho detto all'inizio. Mi sei sempre stato vicino con tanto affetto, veramente. Ma lo meriti, Mara, sei una brava persona. Sì, tu sei una brava persona. No, sei una brava persona. Il pubblico, se fai gli ascolti che fai, lo devi al fatto che fra te e il pubblico c'è un rapporto. Questo sì. Cioè, questo sì. Quelli che arrivano in televisione e dicono sta a sentire quello che ti dico io, durano poco, Prova a pensare quanti ne hai conosciuti. Senti, però ti volevo dire, tu che parli di vita, bisogna lavorare, però nella chiacchierata che ci siamo fatti l'altro pomeriggio, quando sono venuta a trovarti, tu mi hai detto, ed io non lo sapevo, che a 18 anni tu hai scritto un libro che parlava di morte. No, come sull'eutanasia. L'eutanasia, sì. Come è possibile che un ragazzo di 18 anni possa pensare a un tema così importante, allora, e ancora oggi attualissimo, visto che se ne parla proprio in questi giorni. Dunque, io quando andavo a ginnasio feci un giornalino in classe, quindi vabbè. Quando ero un anno avanti, presi la maturità un anno prima e andai a fare il volontario in un quotidiano di Roma, al Paese Sera. Quindi, più che una vocazione, sono un maniaco, volevo fare quel lavoro, capito? Quindi, e mi piace ancora, insomma. Ma perché a 18 anni tu pensi alla morte? No, perché... Cioè, questo mi ha molto colpito. No, non pensavo alla morte, infatti il libro si chiama Ho ucciso la morte. Sì. Ero, prima di tutti, uno che credeva nell'eutanasia. Esatto. Sì, non so perché, che te devo dire? Infatti ho seguito Cappato in queste cose che faccio. Sì, sì, ancora. Come andiamo, signora? Bene. Però poi... Io la controllo, Senti, poi... Lei segua, Diamogli un microfono alla signora, così se vuole intervenire... Sì, gelato, se vuole intervenire. 2 minuti di silenzio, Maurizio, sì. È stato invece un romanzo, eccolo qua. 2 minuti di silenzio è un romanzo che tu hai scritto e avevi 25 anni, sì. nel 1963. Sì. Che ragazzo eri e perché 2 minuti di silenzio? È una storia di amore. Uscivo da un amore sfortunato
e raccontavo un viaggio che ho fatto da Roma all'Abruzzo, mi pare bene, e quando poi cominciai Un altro amore ebbi la voglia di scrivere questo libro. Sì, io lo amo molto perché è stato proprio il primo romanzo, capite? Ed era la sofferenza d'amore che ti portava sì, poi. Sì. Per cui in qualche maniera soffrire serve. Ma soffrire serve sempre, sai? Fa crescere comunque, voglio dire, quello eternamente allegro è un imbecille, ecco. Soffrire serve. Che cosa ti ha fatto più soffrire nella vita? Ma ti dico una cosa che non ho mai detto. Io sono figlio unico, ho perso mio padre che avevo 17 anni, ancora ci penso. A mio padre ancora penso, adesso sono passati 60 anni. Questo per dire quanto i genitori siano la cosa più forte che ci abbiamo dentro, ecco. Infatti mi dicevano dei medici che persone in punto di morte in ospedale non invocano la moglie, il marito, i figli, ma il padre e la madre. È così. E questo è bello, fa venire i brividi, ma è la verità. Ma tu che hai ancora questo ricordo così forte, questo dolore di tuo padre, no, che, no, che non cosa? Non è più dolore, no. È il ricordo, però insomma se c'ho da fare una cosa complicata gli dico, da un'occhiata, ecco. Questo. Ancora, non l'ho mai detto. Ancora dopo tanti anni. Sì. Infatti, senti, fra tutte le cose che tu hai fatto, hai intervistato, si parla di 33.000 interviste, una roba... No, un record. Costanzo Show 45.000, un paese, una cittadina. C'è qualcuna che ti ha colpito? C'è qualcuna che ricordi più delle altre? Ma sai, no, forse... I primi ospiti di Bontà Loro, perché era la prima cosa che facevo in televisione, era il 1976, forse quello, no, non viene da dire chi di più, chi di meno. Tutte le persone che intervisti qualcosa ti danno e qualcosa dai a loro. Quindi l'intervista non deve essere uno spareggio fra chi fa l'intervista e l'intervistato, è una conversazione, un colloquio, una chiacchiera, ecco, cioè... Beh, quello che amo io so fare così, solo così. Ma sì, ma uno si non deve... Non saprei fare in maniera diversa. No, uno si deve dimenticare le telecamere, i microfoni, deve parlare, basta. Perché chi sta a casa si aspetta quello, non è che si aspetta... Un editto, ecco, quindi è così. Faccio vedere una cosa carina, un'imitazione tua a proposito del Maurizio Costanzo Show. Banfi che fa la tua imitazione. Banfi? Banfi, Lino. Si sente? È diverso il tono. Struzz! Ma sempre sto microfono. Che succede? No, no, Struzz, non voglio questo. Non funziona questo. Lo sostituivo a cimice. Si sente? Si sente adesso? Si sente bene? Sì. Vabbè, stai qua un attimo che dobbiamo cominciare. Non mi riguardavo niente. No. Senti, però poi c'è stato anche nella tua vita l'amore per il cinema, perché tu sì. Hai fatto anche sceneggiatore di un per film. Per un periodo sì. Ti faccio vedere delle immagini di un film che io ho amato tantissimo, un film di Scola, Una giornata particolare, uno dei più bei film veramente che io abbia mai visto, ma insomma credo anche che il pubblico sia d'accordo con me.
Ve ne siete andato? Meglio così. Però potevo pure salutare. Oh! Le bimbe innamorate, no, i tarancini comprate e il magico sapore. D'accordo, lasciate. Basta con il lei, da questo non momento ti darò per tu. Questo è troppo matto. Hai visto che stai ridendo finalmente? Non sto ridendo. Ah, peccato, perché secondo me quando ridi sei molto più bella. Una volta, forse. Pace. Pace. Ma ti ringrazio di avermi fatto vedere questo, perché io ero molto amico di Ettore Scola, che è il regista. Una volta stavamo a pranzo insieme e cominciammo a parlare del periodo fascista, quando gli omosessuali, se scoperti, venivano mandati dal fascismo a Carbonia in Sardegna. E allora pensammo di costruire un film su questo. Ecco la fotografia di Ettore Scola. E poi la sceneggiatura era di Ruggero Maccari e mia. Io ho amato molto questo film per il film in sé, poi perché mi ha fatto diventare amico di Mastroianni e ci siamo frequentati fino a quando poi è venuto a mancare. Sì, anch'io amo molto questo film. Sì, è vero. Un po' di anni fa. Un film bellissimo. È un film bello, sì, perché una coppia di attori come loro e Mastroianni oggi dovrebbe a trovare. No, non ci sono. No, non c'è. Senti, Maurizio. Ci sono artisti, storie, registi che secondo me, io penso che non torneranno mai più. No, speriamo di no. C'è stata una generazione. Quella è stata una grande generazione dove il cinema, tu pensa, c'era De Sica, c'era Fellini, c'era stato Rossellini, cioè il cinema italiano in quegli anni entrava nel mondo, capito? Petri, Elio Petri, come no? Grandissimi, capito? E, però dai, dobbiamo avere fiducia nel futuro, dobbiamo credere che c'è un giovane De Sica, che c'è un giovane... Beh, Scola. Noi ce lo auguriamo, noi lo speriamo. Dobbiamo. Tu hai fatto la radio, tu sai che fai parte proprio della mia vita, perché io nel 70 mi ammalai di epatite virale, ero appena arrivata a Roma. E io facevo buon pomeriggio con Dina Luce alla radio. Qua voglio arrivare, cioè, nel senso che nessuno mi voleva ricoverare in ospedale, perché allora dicevano che l'epatite virale era contagiosa. Mm-hmm. Per cui ero a casa da sola e avevo un amico medico che veniva mezz'ora al giorno a farmi delle flebo. E tu sei stato, tu e Dina Luce, la mia compagnia di quei 2 mesi passati in totale solitudine, abbandonata da tutti. Avevo ho amato solo molto quel debutto. Ma allora, per una parentesi, mi faccio pubblicità. Dopo anni di Radio Rai, poi sono andato in altre radio, dal 7 ottobre torno a Radio Rai con un programma in voce con Carlotta Quadri su Isoradio. Sì. Ci sono 5 appuntamenti a settimana. Si chiama Strada Facendo, per quelli che stanno andando in viaggio, ci sono i sentimenti in viaggio. Come sai, la canzone di Baglioni? Ah sì, sai come sta la canzone di Baglioni? Sai quelli che ci hanno scritto Non correre papà, eccetera. Sì. Quindi raccontando questo. Quindi... Per cui ritorni alla radio, sì, adesso a ottobre. Alla Radio Rai, sì. Però io ho un ricordo bellissimo, io ho cominciato a volerti bene allora perché tu eri la mia compagnia, mi avete fatto compagnia. Non mi sono sentita sola e abbandonata come in verità lo ero. È nata prima della televisione. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.